A guardarle dal promontorio di Milazzo, sembra che si trovino a due passi dalla costa siciliana. Ed invece occorrono ore di traghetto per raggiungerle. E stupisce come l'uomo, nella preistoria, con imbarcazioni rudimentali, si sia potuto spingere sino alle isole Olie. E ogni volta, sempre come vederle per la prima volta, stupendosi, in vista di Vulcano, per le aspre colorazioni ferrigne dei pendii squarciati dalle frane, per l'esibizione delle gialle zolle solfifere, per le cave di allume che si mostrano come tombe preistoriche e per l'incessante attività vulcanica che ha tenuto a bada sin dall'antichità tutti coloro che avessero avuto intenzione di stanziarvisi. Lasciata Vulcano, appaiono i faraglioni, isolati e maestosi, come fossero galleggianti sul mare. E poi la maggiore delle sette isole, Lipari, che nel suo grembo conserva tutto il mistero della sua storia millenaria. Le isole che formano l'arcipelago eoliano sono tutte di straordinario interesse paesaggistico e culturale, ma il luogo che compendia la loro storia si trova su un acrocoro roccioso ed isolato che si protende sul mare di Lipari. Intorno al XII secolo a.C., quando Liparo, figlio di Auson, re degli Ausoni, una popolazione stanziata nell'Italia meridionale, giunse a Meligonis, così si chiamava allora Lipari, questi pensava che le isole dell'arcipelago fossero state da sempre disabitate. Si sbagliava di grosso. Già da millenni antiche popolazioni erano approdate su queste isole per stanziarvisi e sotto il livello su cui Liparo costruì il proprio villaggio altre capanne ed altre colture materiali erano fiorite. In seguito, Eolo, che era genero di Liparo, divenne monarca delle isole. Progressivamente, la protostoria in quel tempo si fuse con il mito, quello su cui i grandi poeti ispirarono i loro canti epici, e il re Eolo venne letto nella considerazione popolare il dio dei venti, poiché con la sua intelligenza era in grado di gestire le vele delle imbarcazioni a suo favore e prevedere le condizioni meteo attraverso i segni nel cielo. Odisseo, che peregrinava per il Mediterraneo, nel suo lungo viaggio di ritorno a Itaca, fu ospite del re Eolo. L'intero arcipelago prese anche il suo nome e la sua reggia si diceva che fosse protetta con mura di bronzo. Beh, la grigia rocca di Diorite in effetti è tenace come il bronzo e si erge maestosa ed isolata sulla costa liparese, avanzando nel mare e formando ai suoi fianchi due approdi portuali. E questa è stata da sempre la sede ideale di chi ha scelto di abitare in quell'isola, rocca inaccessibile da ogni lato, con costoni di roccia invalicabili, tranne che da settentrione, dove lo era attraverso uno stretto e tortuoso varco, ben difendibile dall'interno.
prima del 1928 di Lipari e delle isole Eolie, nei secoli antecedenti al regno di Eolo, si sapeva ben poco. Poi, in quell'anno, nell'isola approdò Paolo Orsi con il suo magistrale intuito, il quale eseguì alcuni saggi di scavo esplorativo a valle della rocca, nella contrada pianeggiante chiamata Diana. In quegli anni l'area sommitale del castello era fittamente coperta di chiese e abitazioni. Lo scavo mise in evidenza la presenza di una ricca stratificazione che arrivava sino all'età neolitica, con la tipica ceramica rossa con anse a rocchetto che proprio da questa contrada denominata Diana prese il nome. In seguito, gli studi di Paolo Orsi furono proseguiti da Luigi Bernabò Brea e Madeleine Cavalier, due grandi archeologi che hanno dedicato allo studio delle isole Eolie buona parte della loro esistenza, tanto che oggi, solo grazie a loro, possiamo avere la presunzione di conoscere abbastanza bene l'avvicendarsi delle popolazioni che vi abitarono nella preistoria. L'impegno conoscitivo dei due archeologi nell'area del castello, appena questo fu reso possibile dalle autorità, si concentrò sulle aree indagabili rese libere da costruzioni, rinvenendo e mettendo in luce una stratificazione di straordinario interesse, caratterizzata dal fatto che in quell'area i venti settentrionali depositano le polveri strappate alle montagne vicine, creando così un naturale suggello tra uno strato ed il soprastante, condizione unica che ha consentito uno studio analitico del succedersi delle varie culture che dal Neolitico arrivano sino ai nostri giorni. Analizzando visivamente il complesso fortificato del cosiddetto castello, dovuto alla sovrapposizione di tutte le culture in esso presenti, oggi prevalgono le possenti mura spagnole del XVI secolo, che lo avvolgono come prosieguo dei naturali costoni di roccia. Altissime mura difensive incombono con difese piombanti anche sull'ingresso tortuoso, in origine sbarrato con grosse ante ed una porta a ghigliottina. In questo tratto delle fortificazioni, le sovrapposizioni e gli adattamenti di strutture antecedenti per nuove difese sono evidenti, e fra tutte le opere murarie emerge la parte greca. Una torre inglobata nella muratura seicentesca che mostra la sua regolare compattezza compositiva con la sovrapposizione di irregolari filari di poderosi blocchi lapidei di colore ferrigno. Entro questo acrocoro isolato di roccia si svolsero gli eventi più importanti di tutto l'arcipelago e la sua evoluzione temporale è ora esposta nuda e scarnificata agli occhi degli attoniti visitatori. Non è certo facile averne una chiara comprensione, nonostante la presenza dei cartelli esplicativi sia quanto di meglio si sia potuto realizzare per esporre in situ la straordinaria sovrapposizione degli strati archeologici delle culture materiali che si sono susseguite nei secoli. Sulla nuda roccia, le prime frequentazioni sembrano siano avvenute in età neolitica, quando già da tempo si producevano le lame di ossidiana e circolavano le ceramiche con bande rosse marginate di nero appartenenti alla cultura di Capri,
In quegli stessi livelli si rinvengono anche i frammenti di vasi con le ansie a rocchetto dello stile di Diana. I segni evidenti del più antico villaggio di cui rimane una chiara traccia, composto di gruppi di capanne ed alcune anche di notevole dimensioni, appartengono all'età del bronzo antico, come quelle dei villaggi di Filobraccio e di Capo Graziano, che si trovano nell'isola di Filicudi, una cultura materiale che si protrasse dalla fine del terzo millennio sino a metà del secondo millennio avanti Cristo. In Sicilia, nello stesso tempo, si era nella cultura di Castelluccio e di Roditindari Vallelunga, della quale anche a Lipari sono stati rinvenuti esemplari ceramici. Quando sulla punta milazzese, nell'isola di Panarea, sorgeva quella magnifica combinazione di villaggio capannicolo, naturalmente difeso dalle alte falesie marine e dall'istimo che lo proteggeva dal resto dell'isola, si era nella media età del bronzo, che in Sicilia corrisponde all'età di Thapsos, periodo che si stima vada dal 1430 al 1250 a.C. Sul castello si trovava un villaggio composto di piccole e grandi capanne, e queste non sempre tondeggianti. Alcune capanne spesso avevano uno spazio esterno recintato, con muri per custodirvi gli animali da cortile. I vasi di questo periodo mostrano forme vascolari legate alla cultura siciliana di Thapsos, con decorazioni incise. In alcune varianti di bacili si trovano superfici cordonate. Spesso i vasi cosiddetti a fruttiera sono posti su alte basi troncoconiche. Alla fine di questo periodo, in Sicilia si abbandonano i villaggi lungo le coste per occupare le alture ben difese come quelle di Pantalica e poi di Cassibile. Intorno al XII secolo a.C., sull'isola di Lipari sbarcano gli Ausoni, pertanto questa facies culturale assume il nome di Ausonia. Di questa fase rimangono i muri di base di grandi capanne con al centro il focolare. I muri perimetrali sono integrati con tronchi d'albero posti in verticale e rispetto all'originario piano di calpestio esterno si trovano un poco incassate. Le coperture sono ancora realizzate con materiale straminio, ma probabilmente impermeabilizzato con un rivestimento di paglia mista ad argilla. Le forme vascolari ausonie non hanno nulla in comune con quelle siciliane e traggono spunti stilistici dalle ceramiche appenniniche e presentano superfici nerastre con anse dalle forme originali, come si trattasse di corna taurine, appendici tubolari con strane protuberanze, prensili tanto evidenti da sembrare poco pratiche. A Lipari l'alternanza di frequentazione tra la zona pianeggiante di Contrada Diana ai piedi del castello e la piena occupazione della sua sommità dipendeva proprio dalla pericolosità delle rotte marine che in certi momenti erano percorse da pirati senza scrupoli in cerca di facili bottini. Il villaggio posto sull'acrocolo, pertanto, dovette essere protetto con tratti di mura nei punti più accessibili. La cultura ausonia a Lipari, così come nelle altre isole dell'arcipelago, si interruppe con violenza,
non se ne conoscono le cause, ma solamente gli effetti attraverso gli evidenti strati di bruciato dei villaggi. Sui resti del villaggio Ausonio, il vento di tramontane aveva steso una nuova coltre di terriccio quando i Cnidi, intorno al 580 a.C., colonizzarono l'isola dopo alcuni falliti tentativi di sbarco nella costa occidentale della Sicilia. I Greci occuparono l'altura con un insediamento che si suppone di impianto regolare, ma di questo rimangono solo pochi resti, dal momento che la successiva dominazione romana vi ha scavato fondazioni, cisterne, pozzi neri. Quindi molti elementi di età greca sono stati cancellati. Anche l'espansione nella sottostante contrada Diana ebbe una impostazione urbanistica regolare ed ebbe una cinta muraria composta con grossi conci ben squadrati. Sebbene i pochi resti di età greca non bastino a darci un quadro delle condizioni della città, sono i materiali provenienti dalle necropoli ad attestare l'esistenza di un centro abitato di notevole prosperità, ma sì, di estrema bellezza, figurati, con personaggi noti e riguardanti le divinità, i miti, le tragedie, le commedie. E riferite a queste ultime ci sono le innumerevoli maschere in miniatura del teatro per i capolavori di mimica facciale. Urbanistici di età romana offrono una documentazione abbastanza cospicua di elementi riconoscibili, tra questi il grande decumano che si distende in direzione nord-sud, i dicardini trasversali, ortogonali ad esso, che formano insule irregolari. Non si è certi. Se oltre a quello centrale vi fossero altre strade parallele al decumano, ma è ipotizzabile l'esistenza di una strada perimetrale. Dalla fondazione greca in poi, di Lipari non sono più solamente i reperti archeologici a documentarne l'esistenza e lo sviluppo nei secoli, bensì è la storia scritta che parla attraverso il racconto degli eventi che la coinvolsero. Nel 1964, durante i lavori all'interno dell'area dello scavo archeologico antistante la cattedrale, venne alla luce uno strano deposito votivo, ricolmo di frammenti di vasi. Erano tutti ex voto offerti ad una ignota divinità e databili tra il VI ed il V secolo a.C. Tra le migliaia di frammenti recuperati, l'iscrizione ad Eolo, incisa su una delle tante brocche, ha indotto gli archeologi a proporre l'identificazione della divinità di appartenenza della stipe votiva proprio con il dio dei venti. Il frammento di vaso fa parte della straordinaria collezione archeologica che compone il Museo archeologico di Lipari, ritenuto tra i più importanti di tutto il Mediterraneo.